Regalare uno smartphone a un preadolescente è come dargli una Ferrari ma senza la patente. Non usa mezzi termini Paolo Picchio quando si rivolge ai giovani studenti della scuola media Umberto I di Lanciano per raccontare il primo caso di vittima in Italia per cyberbullismo. Quella vittima era sua figlia Carolina, morta suicida nel 2013 a 14 anni per colpa di 5 coetanei e un maggiorenne. Per i primi la giustizia ha deciso la messa in prova ai servizi sociali, per l'unico maggiorenne del gruppo una condanna di 1 anno e 4 mesi. Insomma, la rivoluzione digitale colpisce i più deboli e quanti non sono preparati ad affrontare le insidie che si celano in rete. Genitori e insegnanti sono chiamati a fungere da sentinelle perché c'è un nuovo pericolo in più, che a volte può diventare mortale. I ragazzi, avverte Paolo Picchio, non si rendono conto che il web è reale, come la vita. Picchio adesso in Italia sta organizzando il primo centro con psicologi e pedagogisti che si occupano di sconfiggere il cyberbullismo. Riprendere il colloquio e dare l'esempio, perché purtroppo oggi sempre di più i genitori utilizzano lo smart come il babysitter digitale, e questo è un gravissimo errore, perché il ragazzo, oltretutto, i genitori sono ignari che attraverso lo smartphone anche il bambino di 5 anni ha accesso a siti che neanche sono immaginabili. E poi il fatto che se vede che qualsiasi sintomo di variazione dell'umore dei ragazzi è una sentinella d'allarme che va immediatamente capita, e quindi incominciare a parlarne anche se il ragazzo non vuole, ma cercare di indagare, e se non si riesce portarlo da uno psicologo, perché è importantissimo, quello che dico sempre, che questi segnali non decadano in una patologia che poi è gravissima, perché il ragazzo tende a isolarsi. Ma tu